Sono varie anomalie specifiche e soprattutto quello che emerge è che l'impianto di base non aveva gli scarichi in luoghi esterni, per cui si riversava tutto, in caso di malfunzionamento come è accaduto questo, si riversava tutto all'interno dei locali. E se fosse stato un impianto a regola d'arco fin dall'origine, si sarebbe potuto probabilmente non avere alcun tipo di risultato negativo, come purtroppo è stato, in quanto il gas avrebbe potuto uscire all'esterno e non provocare danni alcuni. Una valvola malfunzionante, ma soprattutto l'assenza di sfiatatoi nel seminterrato dove si trovavano le bombole dalle quali fuoriuscì gas argon che il 20 settembre 2018 uccise i due impiegati dell'archivio di Stato. Questo è quanto emerge dalla perizia consegnata al PM Laura Taddei che coordina le indagini sulla tragedia. Due le relazioni depositate in questi giorni, una dei tecnici Antonio Turco, Luca Fiorentino e Luca Marmo, l'altra invece del consulente informatico forense Venerino Lo Cicero. Primo caso, non vengono individuate particolari responsabilità a carico di alcuno. Si parla di alcune anomalie riscontrate nel sistema, si rileva che c'erano degli impianti in qualche modo che non erano stati fatti a norma fin dall'origine, mentre nella perizia di Lo Cicero si va a trovare delle responsabilità attraverso le anomalie riscontrate e prevede un numero di 10 soggetti che peraltro non comprendono una buona parte dei soggetti che sono stati originariamente indagati da parte del PM. Lo Cicero ravvisa responsabilità a carico dei vigili del fuoco perché secondo lui non avrebbero potuto rilasciare certificato di prevenzione incendi in quanto questo impianto di per sé non aveva quelle caratteristiche necessarie per ottenere questa certificazione. I due impiegati, stando alle relazioni, molto probabilmente non avrebbero ricevuto l'adeguata formazione. Quello che è accaduto ad Arezzo, per quello che mi risulta, riguarda anche altri archivi di Stato, in quanto non venne, a nessuno è stato mai espressamente precisato che l'argon distrugge immediatamente l'ossigeno e quindi in pochi secondi, in pochi attimi, produce l'effetto mortale. Di questo mi risulta che nessuno era stato informato adeguatamente. Attualmente sono 15 gli indagati per omicidio colposo, ma dalle perizie potrebbero adesso emergere ulteriori profili di responsabilità.